Mentre entrano in campo in questo momento la squadra dello Scorzè A, che si scontrerà con Corda 3 è entrato in campo in questo momento lo Scorzè squadra B, che si scontrerà con la squadra della città di Musile. Si scontrerà con la squadra delle Furie Rosse A, 16 le formazioni presenti questa sera, con 12 società venete, 2 società provenienti dal Friuli, una dalla Lombardia e una rappresentativa estera proveniente dalla Serra. E cava il passo ogni volta. Corda 2, vediamo impegnate le squadre del Furia Rosse B in campo A, mentre in campo B è impegnato il Tilforce A. Resta lungo Jackie, resta lungo Jackie, non sei in combatto su. Occhio, carica subito, 3, occhio. Corda 1, vediamo lo scontro tra lo Scorzea, il Tap Scorzè, contro il The Vikings. E vediamo in corda 3, vediamo la squadra. Pressare sempre, dai che dopo, pianta, muoviti, dai, non mollare. Completata anche la gara. Allungati, su, dai, go, test. Vediamo in campo in corda 2 il Team Force B e la squadra delle Furie. Questo è il tempo massimo che il regolamento prevede, poi dipende sempre dai tempi di tirata, abbiamo visto tradizionali. Dai, camminare! Vediamo in pedana 1. Tre.
quale quarta prova del campionato triveneto per la categoria 530 kg con formazioni miste. Continua il forcing da parte del Gato, ma non intendono mollare i leoni. Completata anche la gara in corda 2. I prodotti alimentari per gourmet, il supermercato CRAI di Gardigiano, la Dottor Marco Zago Assicurazioni di Martellago, la All Force Track di Massimo Peritore, distributori per ogni esigenza, la Scatolin Calciature di Peseggia, il Dottor Geometra, la Edil 2 di Noale, il Bar Cicchetteria Pecchiero di Gardigiano. Leoni pronti! Allineamento delle corve nei due campi, campo 1 e campo 2. Iniziata la gara in campo 1. La prima gara è stata vinta dalla squadra dei Gapo. Iniziata anche la gara in campo 2 tra il Brazzola e la squadra dei The Vikings. Fermo Michele, fermo, non venire fuori dal tab, non venire fuori dal tab, fermi là. Mentre in città di Musile. Vai, vai, vai! Vediamo. Vittoria ancora del Gapo che vince questi due scontri diretti. Vittoria del The Vikings in corda 2, mentre in corda 3 vediamo impegnati il Vassola B contro il Città di Musile. Andiamo! Vittoria del Città di Musile su... Inversione del campo in corda 2 tra il Vassola A e il The Vikings. Ecco entrare in corda 1 le squadre dello Yankees, che si scontrerà con le Furie Rosse A. Inversione di campo in campo 3 tra il Città di Musile e il Vattola B, mentre in campo 2 vediamo impegnati il The Vikings con il Vassola squadra A. La prima gara è stata vinta dal The Vikings. Vediamo lo sforzo di questi atleti. Lineamento della corda in campo 1 e in campo 3. Partite anche queste gare. Cercano di resistere in tutti i modi la squadra delle Furie A. Dai, e non buttate! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai!
che dovranno dare è ancora notevole. Completata la gara in campo 2. Vediamo già pronte le squadre dei Canarini che si scontrerà con la squadra del... Le squadre dei Canarini che si scontrerà con le Furie Rosse B in pedana 3. Mentre vediamo che è iniziata questa seconda gara tra gli Yankees e le Furie Rosse A. Gli Yankees che si erano aggiudicati la prima prova. Vediamo, sembrava che dovesse succedere, ma hanno trovato ancora delle energie, ma purtroppo con l'ultimo colpo gli Yankees si sono aggiudicati anche qui con la squadra delle Furie Rosse B. Corda 2, vediamo entrare in campo lo Scorfetti che si scontrerà con la squadra dell'Astrafeltre. La gara per quanto riguarda i Canarini contro le Furie Rosse B. Allineamento della corda in campo 2 tra lo, nello scontro che viene impegnati gli uomini della formazione dello Scorzeppi contro l'Astra di Feltre, mentre la formazione dello Scorfea è impegnata in pedana 1 con la squadra del Gapo. A contro la squadra del Gapo. Il Gapo, una formazione che arriva da Mantova. Vediamo molto bene equilibrate queste due squadre. Vediamo. Attenzione, se potete lasciare libero spazio, grazie. Vediamo che lo Scorzea si aggiudica questa prima gara. Vediamo iniziata la gara che vede impegnati i Canarini con le Furie Rosse B. Squadra dei Canarini che tra l'altro è la società organizzatrice di questa quarta prova del campionato triveneto per la categoria 530 kg. Ora le squadre del Gapo e dello Scorpea vengono invitate alla diversione di campo. Vittoria della squadra dei Canarini nei confronti.
Pronte le formazioni dello Scorzea e Scorzea B che si scontreranno rispettivamente contro i Gapo e l'Astrafeltre. L'incitamento da parte dei coach è veramente interessante, queste fasi che cercano di scavare, di trovare le energie per questi atleti. Vittoria delle due formazioni prima di uscire dal campo di gara come tradizione. Lineamento in campo 3 tra Tir Forza e Black Joker, iniziata la gara. Vediamo le due formazioni in campo B, vediamo la formazione serba del Black Joker, mentre in campo A vediamo il Tir Forza, vittoria del Tir Forza nei confronti del Black Joker. In pronte le squadre in pedana 3. Vediamo l'allineamento da corda. Iniziata la gara tra il Black Joker e il Tir Forza. Vediamo, iniziato anche lo scontro. Gotti. Ed è finita anche lo scontro tra il Tir Forza A e il Black Joker. Sempre pressione, sempre pressione. Noi siamo ragazzi insieme. Pedana 2, vediamo impegnata la squadra del Bazzola B con le Furie Rosse B. Mettiamo insieme, 1, 2, adesso. Adesso insieme, 1! Caremo le soglie a coda! Dai ragazzi! Vediamo in campo 1 impegnata la squadra del Tir Forza B con i Leoni, vittoria per il Tir Forza B, mentre in campo 3 vediamo impegnata la squadra del Bazzola B contro le Furie Rosse B. E in corda 2 vediamo il Bazzola A contro le Furie Rosse A. Vediamo entrambe le due squadre, sia del Bazzola che delle Furie Rosse, impegnate nei campi 2 e il campo 3. Presta! Dai adesso, dai! Continua! Adesso! Andiamo!
Vediamo le formazioni. Vittoria della squadra delle Furie Rosse nei confronti del Vassola. Vediamo impegnato in campo 1 il The Vikings contro il capo. Vittoria del The Viking. Mentre vediamo in corno 3 impegnata la squadra del Vassola B contro la squadra delle Furie Rosse B. Mentre si preparino a entrare in campo la squadra dei Canarini che si scontreranno con i Black Joker. Partito lo scontro tra i The Vikings e i Gapo e anche tra la città di Musile e Astrafeltre. Forte l'incitamento dei loro coach. Vittoria dei The Vikings che si aggiudicano entrambe le prove, due scontri di... Entrambe le prove in corda 2 sono state vinte dalla città di Musile nei confronti dell'Astrafeltre. Vediamo in corda 3 lo scontro tra i Canarini, la società di Pesenza, società organizzatrice di questa quarta prova del campionato triveneto categoria 530 kg, che si sta scontrando con i Black Joker, una rappresentativa serba.
un tocco di internazionalità per questa quarta prova. Mentre vediamo entrare in campo 1 il giudice, è impartito l'ordine di allinearla. Pronta la corda in campo 1, iniziato lo scontro tra gli Yankees alla destra rispetto al palco della giuria, che si sta incontrando con la squadra dei Leoni. Campo 2, vediamo impegnate le formazioni del Tier Force A contro lo Scorze B. E in coda 3 vediamo il Black Joker che sta impegnando i Canarini, la formazione di casa. Equilibrio tra le quattro formazioni. Una gara oltre che di forza, di resistenza. La fatica comincia a dare i primi segni e gli sforzi diventano sempre più consistenti. Vittoria dei Canarini nei confronti del Black Joker. In caso di vittoria di entrambi i due scontri alla squadra vincente vanno 3 punti, in caso di parità va un punto ciascuno. Mentre in campo 3 entrano in questo momento le squadre del Vazzolabi e dell'Astra Feltre ed è iniziato lo scontro tra gli Yankees e i Leoni. Dopo hanno già fatto il primo scontro in corda 3, vediamo impegnato il Vazzolabi contro l'Astra Feltre. Formazione mista per il Team Forza come pure per la squadra del Vazzolabi. Allineamento della corda in campo 3 ed è iniziato in questo momento lo scontro tra il Vazzolabi e l'Astra Feltre. Grande equilibrio tra le formazioni in campo. Mentre entra in corda 1 entra la squadra del Tier Force B che si scontrerà con lo Scorze A. Vittoria del Astra Feltre in questo primo scontro diretto nei confronti del Vazzola B. Leggero vantaggio da parte dello Scorze B nei confronti del Tier Force A. Partito lo scontro tra Tier Force A e Scorze A in corda 1. Mentre resiste molto tenacemente l'azione per entrambe le due squadre, uno per ciascuno. Mentre in campo 1 vediamo sempre impegnato il Team Force B contro lo Scorzea.
anche qui due squadre molto ben equilibrate. Sentiamo gli incitamenti dei coach, i suggerimenti per chi vede dall'esterno, e forte anche l'incitamento dei tifosi. Dai, su, ferme, ferme, vai adesso, dai, forza, hey. Dai, ragazzi, dai, forza. Ancora lo scontro tra Scorsea e Tifosa. Vittoria dello Scorsea nei confronti del Tifosa B in questo primo. Mentre vediamo entrare in corda 2, vediamo entrare le squadre del Bazzola A che si scontrerà con il Gapo. Mentre è iniziato già anche lo scontro tra il Bazzola B e l'Astra Feltre in corda 3. Giù un attimo, spazza. Veramente interessante la prova tra lo Scorsea e il Tifosa B, veramente due squadre ben equilibrate. Il primo scontro è stato vinto dall'Astra Feltre nei confronti del Bazzola B. Allineamento della corda tra le squadre del Gapo e la Bazzola A impegnati in corda 2. Vittoria dell'Astra Feltre nei confronti del Bazzola B anche per questo secondo scontro diretto. E vediamo in campo 2 impegnate le squadre del Bazzola A e la squadra del Gapo. Del Bazzola A. Ed è iniziato anche lo scontro tra le squadre dello Scorsea e il Tifosa B. Due squadre molto ben equilibrate. Ed anche in questo scontro un cedimento da parte della squadra del Tifosa B, che recupera qualcosina in questo momento. Cambio di campo per quanto riguarda la corda 2 tra Gapo e Bazzola. Entrano in questo momento in campo 3 le squadre delle Furie Rosse B e del Black Joker. Allineamento della corda in campo 2 tra il Gapo e il Bazzola A. Partito questo scontro. La prima, lo scontro di andata era andato alla squadra del Gapo. E vediamo in corda 3 fronte le Furie Rosse B che si scontreranno con la squadra del Black Joker. Forte l'incitamento dei coach. Vittoria delle due prove da parte della società mantovana del Gapo nei confronti del Bazzola. E vediamo in corda 1 entrare in questo momento le squadre del Furia
Corriere Orsea e dei Leoni. Dai Alberto! Leoni che arrivano da Trevigiana, mentre le Furie Rosse sono società friulana, proveniente da Pordenone. Tresli, no, fermo, vai Leone, lunga. Vediamo lo scontro tra i Black Joker e le Furie Rosse B in corda 3. Vittoria delle Furie